Configurazione SMS. Si entra in programmazione, password, e poi si preme asterisco, cancelletto, zona 3 e il numero di cellulare a cui inviare gli SMS di allarme. E poi di nuovo prog per salvare. A questo punto chiediamo lo status dell'avvenuto settaggio via SMS. Premiamo Event Disarm per qualche secondo e il nostro cellulare riceverà un SMS con lo status del settaggio completo. Quindi qua compare la scritta GSM e tra un attimo il cellulare riceve un SMS con lo status che dirà che manca il messaggio di testo nell'SMS. Una volta terminato lo status, noi predisponiamo la centralina a ricevere l'SMS di termine configurazione, premendo asterisco, lo teniamo premuto per un po', compare una U. A questo punto la centralina è pronta per ricevere l'SMS con il testo del messaggio che riceviamo quando la centralina stessa va in allarme. Per esempio, dobbiamo mandare un SMS con il seguente testo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 5 e poi il testo, per esempio allarme perimetro. Quando la centralina riceve l'SMS, memorizza i dati, noi premeremo di nuovo Event Disarm per far inviare l'informazione giusta al nostro cellulare. In questo momento sta inviando l'SMS di conferma avvenuto settaggio completo, stavolta, con il testo dell'SMS che le abbiamo inviato noi per configurarlo.